Tradizionale appuntamento a Ferramonti di Tarsia per onorare il giorno della memoria. Il sottosegretario Ferro ha detto: la memoria è un grande patrimonio per le nuove generazioni. Il Consiglio di Stato per la seconda volta annulla la nomina a procuratore di Reggio Calabria di Giovanni Bombardieri, accolto il ricorso dell'ex procuratore di Lucera. L'inchiesta alla Procura di Palmi ha portato all'individuazione degli autori di alcune rapine, tra queste l'assalto al portavalori, 7 le persone arrestate. Sono 2 giovani di nazionalità afghana le persone rimaste ferite dalla fuga di gas verificatasi stamattina in un'abitazione nel centro di Mirto Crosia. Nonnina di 101 anni operata al femore nell'ospedale San Francesco a Paola, all'anziana donna è stata salvata la vita dopo un lungo peregrinare. Ancora qualche giorno poi la sessione invernale del calciomercato chiuderà i battenti, nel frattempo però si gioca, il Cosenza ospita il Parma, la regina sarà impegnata a Bolzano. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque istituzioni, forze dell'ordine e soprattutto studenti hanno partecipato alle consuete celebrazioni della giornata della memoria che si è svolta nell'ex campo di concentramento Ferramonti di Tarsia. Guardare l'ex campo di concentramento dall'alto o anche osservare i giovani che visitano il museo incuriositi da foto scattate oltre 70 anni fa dall'idea di un qualcosa lontana nel tempo, quasi irripetibile per quelle che sono le diversità fra due realtà così lontane. La giornata della memoria, celebrata in un luogo simbolo come Ferramonti, serve per ricordare perché in fondo, solo pochi mesi fa, anche l'idea di guerra sembrava così lontana. Questa è dimostrazione dell'esigenza di continuare a ricordare, di avere la memoria, e noi che abbiamo proprio qui l'esempio, anche se un esempio diciamo tra quelli più positivi, comunque c'è stata una restrizione della libertà personale, qui hanno salvaguardato la dignità, però comunque sono persone che sono state ristrette, quindi è giusto ricordare perché non dobbiamo cadere nell'indifferenza, e questa è anche la preoccupazione della senatrice Segre. La disumanità è spesso ovviamente la volontà di acquisire sempre maggiore potere a discapito ovviamente delle vite umane. Ferramonti è una testimonianza di ciò che non sarebbe mai dovuto accadere, ma che deve rimanere nel ricordo, inteso come memoria non fine a se stessa ma come costruzione continua, un patrimonio soprattutto per i giovani, per far comprendere che quelle che sono state le peggiori pagine della nostra storia, di un orrendo crimine come quello ovviamente che è stato perpetrato sulle leggi antirazziali, non deve più esserci. Ci sono le forze dell'ordine, ci sono le istituzioni, le scuole e il consueto rituale. E poi c'è chi ritorna qui dopo quasi 80 anni. Il ricordo meraviglioso degli italiani che non capivano cosa facessero qui queste famiglie con bambini senza pericolo, che ci curavano. E quello è il ricordo meraviglioso, perché se io sono qui ancora qua, con tutto quello che mi è successo dopo la mia sosta per mesi qua, sono gli italiani che ci hanno salvato senza capire perché eravamo perseguitati. Il Consiglio di Stato per la seconda volta ha annullato la nomina a procuratore di Reggio Calabria di Giovanni Bombardieri. È stato accolto ancora una volta il ricorso dell'ex procuratore di Lucera. Nuova sentenza del Consiglio di Stato che per la seconda volta nel giro di pochi mesi ha annullato la nomina di Giovanni Bombardieri a procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, accogliendo, come era avvenuto nel primo caso, il ricorso proposto da Raffaele Seccia, ex procuratore della Repubblica di Lucera e attuale sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Lo scorso mese di maggio il Consiglio di Stato aveva già annullato la nomina di Bombardieri a procuratore di Reggio, nomina che risale al 2018. Il 22 luglio scorso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura invece aveva confermato all'unanimità la nomina di Bombardieri, ribadendo la decisione che aveva assunto 4 anni prima. Con la sentenza odierna il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla dunque la nomina di Bombardieri, chiedendo al CSM di rivotare per la nomina del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Proseguiamo con la cronaca. L'inchiesta della Procura di Palmi che ha portato all'individuazione degli autori di alcune rapine, tra queste anche l'assalto ad un portavalori, 7 le persone arrestate.
Sette persone in cella, con l'operazione Terramala, sgominata un'organizzazione criminale d'altissimo profilo, a distanza di quasi 4 anni, assicurati alla giustizia i presunti autori del clamoroso colpo a un furgone portavalori Sicur Transport in territorio di Medicucca, sulla strada per San Procopio, nella piana di Gioia Tauro. Un vero e proprio atto di guerra dove si è sparato, dove solo la fortuna ha evitato che ci fosse del sangue rimasto nell'atto che è stato compiuto. Hanno sparato con i Kalashnikov, hanno sparato con le pistole ed altro. Gli arrestati risponderanno di reati in materia d'armi ed esplosivi, lesioni personali aggravate, danneggiamento, rapina, furto e ricettazione, trovati armi, droga, veicoli rubati e persino i pizzini in base ai quali la re furtiva sarebbe stata ripartita per 90.000 euro a cranio. Come esposto in conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri, a tradirli l'improvviso innalzamento ingiustificato del loro tenore di vita, acquisti inclusi. Colonnello, un'attività investigativa raffinatissima e vecchio stile. La conoscenza del territorio e dei soggetti che sul territorio agiscono è stata da questo punto di vista importantissimo, anche come diceva lei, proprio per riscontrare una difformità tra quella che è la vita denunciata al fisco e quella che è il tenore di vita invece effettivamente condotto. E poi tutta l'attività investigativa classica, anche attraverso le intercettazioni, le attività tecniche che hanno consentito di ricostruire la rete dei contatti. La gang era specializzata in rapine a mano armata, ma visti l'arsenale, inclusi Kalashnikov, ampiamente usati per intimorire le guardie giurate, e dimensione del colpo, da 627.000 euro, oltre a una pistola sottratta ai vigilantes. Difficile che il colpo del marzo 2019 e quello dell'ottobre successivo a Rosalì, periferia nord di Reggio Calabria, siano stati messi a segno senza la benedizione delle 'ndrine locali e senza basisti. Non è escluso che ci possa essere qualcuno che abbia dato delle dritte, però questo siamo a livello di possibilità. Un Kalashnikov non si recupera come si può recuperare una pistola al mercato clandestino criminale, si recupera soltanto se hai le entrature giuste. Sono due giovani di nazionalità afghana le persone rimaste ferite dalla fuga di gas che si è verificata questa mattina in un'abitazione nel centro di Mirtocrosia. L'appartamento in via Donizetti a Mirtocrosia è devastato. L'esplosione ha fatto crollare parte del solaio, sfondato una parete divisoria, divelto le porte. Due dei tre occupanti dell'abitazione, sita al secondo piano di questa palazzina, sono rimasti feriti. Si tratta di cittadini di nazionalità afghana, sorpresi dalla violenta deflagrazione avvenuta molto probabilmente a causa di una fuga di gas. Il terzo occupante era uscito presto questa mattina per recarsi al lavoro dopo aver fatto colazione. Evidentemente, per una disattenzione, il pomello del fornellino è rimasto parzialmente aperto, facendo fuoriuscire il gas che ha saturato gli ambienti. Quando un altro degli occupanti ha acceso il fornellino, è avvenuta l'esplosione. La bombola è rimasta intatta nel locale cucina. I due sono stati investiti dall'onda d'urto e colpiti dalle suppellettili e dalle macerie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rossano e i sanitari del 118 con due ambulanze che hanno soccorso i feriti. Uno di loro, prima di essere trasportato in ospedale, ha sostato nel piazzale dolorante per le contusioni e le escoriazioni agli arti. Entrambi hanno riportato ustioni al volto e agli arti. Voltiamo pagina. Il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri oggi a Lamezia Terme. È stata rilanciata nel corso dell'incontro l'avvertenza Calabria. Le risposte tiepide della politica rispetto al lavoro svolto in questi mesi dal sindacato hanno spinto il segretario nazionale della UIL Pierpaolo Bombardieri a partecipare oggi a Lamezia Terme al consiglio del sindacato e di fatto rilanciare l'avvertenza Calabria in un momento in cui, sono parole sue, si parla di autonomia differenziata. Alla Calabria, ribadisce il leader della UIL, bisogna restituire e non togliere. Noi pensiamo che prima di parlare di autonomia differenziata bisognerebbe restituire a questi territori e alle persone che hanno sofferto quello che hanno perso nel corso degli anni, intanto sui servizi sanitari, sui servizi sociali e poi anche sull'istruzione, su un diritto di vivere, a vivere in modo civile come si vive in altri territori. Prima noi dobbiamo rimettere tutti sullo stesso piano. E poi possiamo parlare di autonomia. Di fatto dall'incontro di oggi parte per la UIL una lunga fase di mobilitazione, di ascolto sui luoghi di lavoro, le difficoltà quotidiane da rilanciare, dice il segretario regionale Biondo, anche la battaglia salariale, l'avvio di un anno in cui ci sarà molto da lavorare.
vogliamo discutere anche di quelle che sono le potenzialità della nostra regione. Il 2023 è un anno di grande difficoltà, ma c'è anche una grande opportunità. Piano nazionale di ripresa e resilienza, politiche di coesione 21-27, quindi c'è tanto da discutere, un anno importante e vogliamo iniziare oggi qui a Lamezia con il nostro segretario generale. E adesso vi raccontiamo la storia di Argisa, 101 anni, operata al femore dopo una caduta. L'anziana che vive a San Lucido oggi è ricoverata in ospedale a Paola, sta bene e si sta riprendendo, ma la sera dell'incidente la donna è stata portata in pronto soccorso a Cosenza perché il nosocomio della città di San Francesco di notte e nei weekend è chiuso per carenza di personale. Poteva non essere, ci dice il figlio, una storia allietata. Fine. La signora Argisa, 101 anni, racconta a medici e infermieri dell'ultimo libro che ha letto e abbraccia il dottore che l'ha operata al femore e ricorda nitidamente l'incidente. Mi sono seduta alla sedia, non so come ho fatto, non mi sono seduta bene. E allora sono caduta. È accaduto di sera a San Lucido, l'ambulanza arriva e comincia il suo viaggio. Non può fermarsi a Paola, dove di notte e nei weekend di fatto l'ospedale è chiuso e non c'è la possibilità di ricovero. La signora approda così al pronto soccorso di Cosenza. È qui che la trova il figlio, arrivato da Frosinone, è un medico e comprende il da farsi. Mamma è stata posta nel corridoio. E non è stata fatta una trazione, è stata fatta una radiografia che ha evidenziato una frattura scomposta del femore e una minima frattura composta del capitello radiale e mi è stato prospettato un eventuale intervento chirurgico dopo 4 giorni. Mia mamma è ultracentenaria. Io so in quanto professionista che la frattura di femore, soprattutto in persone fragili, deve essere fatta almeno entro le 48 ore, onde evitare infezioni, rotture, embolie polmonari e sono la primaria causa di morte in pazienti molto anziane. Per cui per merito della struttura detta dal professor Candela della UOC di Ortopedi di Paola si è deciso di portarla qui. Oggi possiamo raccontare una pagina di buona sanità grazie alla sinergia attivata nel nosocomio della cittadina tirrenica. Devo fare un plauso veramente al lavoro di gruppo che la signora ha trovato qua all'ospedale di Paola. I ringraziamenti li devo fare ad iniziare dal pronto soccorso perché la signora era arrivata in una situazione abbastanza importante che ha necessitato la stabilizzazione dei parametri vitali, è stata fatta subito un'emotrasfusione. Poi la collaborazione anche del centro trasfusionale e soprattutto devo ringraziare la mia equip sicuramente, ma l'unità operativa di anestesia. Devo fare un plauso anche al primario di cardiologia che ha avuto la sensibilità di ricoverare la paziente nel posto operatorio nel suo reparto, perché è un reparto attrezzato sotto monitor con un controllo dei parametri vitali importante. Resta il buco nero delle chiusure notturne, del disservizio per i cittadini. L'appello è alla politica. Devono potenziare la sanità paolana e soprattutto la UOC di ortopedia, perché è inaccettabile. Oggi si parla di binario 21, oggi è il giorno della memoria e non vorrei che qui a Paola ci fosse ogni giorno un binario 21. La storia di un imprenditore che si è ribellato ai clan nel libro scritto da Don Ennio Stamile. C'è la burocrazia, la mala politica e l'andrangheta. Insomma, c'è tutto per scoraggiarsi e andare via dalla Calabria. Ma c'è chi, nonostante tutto, resta e ha il coraggio di provarci. E questa è la storia di Francesco Cascasi, raccontata in un libro scritto da Don Ennio Stamile, presentato a Vibo Valentia. Cascasi ha deciso, al di là delle problematiche, di investire in questa terra per quella che viene definita una storia di coraggio ed un vero e proprio messaggio mandato soprattutto alle nuove generazioni. Nonostante tutto, vogliamo dire che se ce la mettiamo tutta riusciremo comunque a sconfiggere e a superare determinate problematiche. Noi siamo ancora qui a continuare a insistere per poter contribuire al nostro territorio. Una storia vera, credibile, di un imprenditore che ama la Calabria, che è stato fortemente ostacolato per essere un imprenditore libero. E oggi abbiamo parlato anche però di come
le mafie tendono sempre di più ormai a convivere con lo Stato e quindi diventa difficile anche individuarle, e quindi queste giornate servono per scuotere le coscienze, far impegnare le persone, non lasciare sole chi si impegna ogni giorno contro questo cancro, ma soprattutto il messaggio di oggi è un amore verso il Sud. Da un lato il coraggio, dall'altro però la presa di coscienza di quella che è la realtà. È un'esperienza molto negativa, purtroppo, ahimè, negativa e triste, perché ovviamente questo è un territorio martoriato, come del resto sono martoriati gli imprenditori che ci vivono, uno come me, che faccio l'imprenditore su questa terra da oltre 40 anni, e devo dire che scontrarsi con la criminalità organizzata e scontrarsi con la non lungimiranza degli enti è una situazione molto difficile. A Crosia la protesta di alcuni genitori costretti a mandare i figli in un oratorio per via dei lavori che hanno interessato la scuola. Sono da 2 anni ospiti dell'oratorio e a dicembre i lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico Sorrento di Mirto Crosia dovevano essere riconsegnati alla collettività, ma ad oggi non ci sono notizie in merito. Don Claudio però ha programmato delle attività, in quanto la scadenza era prevista per l'8 dicembre più o meno. Questi lavori non sono stati consegnati e quindi i nostri figli oggi si ritrovano ad essere in concomitanza, a condividere bagni e spazi insieme con altre persone. Il fatto è che oltre ai bambini ci sono persone estranee nel plesso dove ci sono i bambini, quindi è una questione, pure una questione sanitaria, diciamo, perché con il Covid noi mamme non possiamo entrare nell'asilo, però gli estranei possono poi entrare. Questa cosa a noi non ci va bene. Hanno inviato diverse PEC all'amministrazione comunale, ma senza ricevere alcuna risposta. Quello che chiedono è un incontro per chiarire una volta per tutte la situazione, visto che c'è un problema di promiscuità fra scuola e oratorio che non può più persistere. Dimenticate che ci avevano garantito che a gennaio, quando aprivano le scuole, i nostri figli sarebbero stati al plesso di Sorrento. Già come aprivano le scuole l'8 gennaio era sicuro al 100% che si rientrava nel plesso di Sorrento. Fin qui le motivazioni delle famiglie, ma sentiamo cosa ha assicurato il primo cittadino dopo l'incontro avvenuto alla casa comunale. Abbiamo spiegato ai genitori che i motivi del ritardo rispetto al cronoprogramma che si era dato l'ufficio insieme al direttore dei lavori era che per dicembre dovevano consegnarci l'edificio. Questo non è accaduto, quindi il ritardo è dipeso da questi, diciamo, intoppi di carattere tecnico e burocratico. C'è tutto l'impegno da parte mia e dell'intera amministrazione degli uffici di cercare di risolvere il problema a più presto e comunque prima della fine dell'anno scolastico. Quindi per il momento i ragazzi, tutti della scolaresca del plesso di Sorrento, è dislocata in 3 plessi diversi, verranno poi, appena finiti i lavori, concentrati di nuovo nel plesso, che sarà un plesso moderno, funzionale, sicuro. E questo è l'obiettivo dell'amministrazione, perché negli ultimi anni abbiamo fatto un intervento su tutti gli edifici scolastici del nostro comune, così come anche sugli edifici pubblici. Quindi questa è stata una delle priorità della nostra azione amministrativa e vogliamo che tutti gli edifici, comprese gli edifici scolastici, siano luoghi sicuri per i ragazzi. E adesso la protesta dei tifosi del Cosenza Calcio contro il presidente Guarascio. L'appuntamento era fissato ed era anche chiaro come i contenuti della protesta. In circa 500 hanno risposto all'appello degli ultra nella manifestazione organizzata per contestare il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio. Striscioni e cori chiari, presidente invitato a fare le valigie, e non è certo la prima volta, perché il Cosenza, come specifica uno dei cori più in voga, è dei tifosi. Ha dimostrato in questi 5 anni che non ci tiene, né alla squadra, né ai tifosi, né alla città, insomma non rispetta la città. Sicuramente ci ha fatto vedere delle promozioni, ma senza costruzione di niente, e siamo arrivati al niente perché il Cosenza ormai ultimo in classifica con rischio di retrocedere. Perché? Perché non ha avuto voglia di investire su Giove, sulla, diciamo, sulla
come posso, la cantera, non mi viene il termine, sulla cantera. Non ce la facciamo più se le persone sono qua oggi perché vogliono una sola cosa, abbiamo un unico sentimento che ci unisce. Guarascio, te ne devi andare, ricordati che quando il popolo è affamato ed è stanco mangia la carne del proprio oppressore, vattene via da Cosenza. E adesso vediamo il tempo previsto nel weekend. Ben trovati all'appuntamento settimanale con il bollettino meteo per il weekend. Allora, abbiamo avuto già qualche giornata abbastanza rigida e in più il pensiero che si avvicinano i giorni della merla ci preoccupano. Ma sappiamo che i giorni della merla sono considerati i giorni più freddi dell'anno, il 29, il 30 e il 31 gennaio. Sarà così? In verità i giorni più freddi cambiano da latitudine a latitudine. Chiedo di mostrare la figura 1, che mostra le temperature medie registrate a Cosenza nell'ultimo trentennio, precisamente dal 1990 al 2022. E vediamo che effettivamente i giorni più freddi ricadono tendenzialmente a Cosenza nella terza e nella quarta settimana di gennaio, e invece in concomitanza proprio dei giorni della merla abbiamo una lieve ripresa. A partire da febbraio poi tipicamente abbiamo temperature più miti. Ma vediamo cosa succede nel prossimo weekend in Calabria. Chiedo la figura 2. È previsto quindi un tempo variabile con cieli prevalentemente coperti e possibili piogge sparse a macchia di leopardo fino a sabato e qualche vento residuo domenica. La figura 3 invece ci indica la situazione della neve e vediamo che può verificarsi ancora qualche debole nevicata sui rilievi montuosi, qualche nevicata un po' più intensa per venerdì sul Pollino e più intensa per sabato sulla Sila. Invece, per quanto riguarda le temperature, con la figura 4, vediamo che saranno pressoché stazionarie fino a sabato e in lieve ripresa poi a partire da domenica per via dell'allontanamento del minimo depressionario, a dispetto proprio dei giorni della merla, perché sappiamo che domenica ricade il 29 gennaio. Infine, per la prossima settimana, le previsioni a medio termine ci indicano che ci potrebbe essere un lieve aumento della temperatura. Vi ricordo inoltre che le nostre previsioni per la Calabria sono disponibili tutti i giorni al sito cesma.unical.it/cwf. Vi lascio adesso alla borsa, grazie come sempre per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Chiusura a fiacca per le borse europee mentre prosegue in positivo la seduta di Wall Street. A Milano il FTSE MIB ha archiviato le contrattazioni con un più 0,8%, poco sopra la parità l'Ibex 35 di Madrid più 0,3%, il DAX di Francoforte e il FTSE 100 di Londra più 0,1%, mentre ha terminato invariato il CAC 40 di Parigi. Oltreoceano il Dow Jones guadagna lo 0,15%, lo S&P 500 lo 0,3% e il Nasdaq lo 0,7%. I segnali in chiaroscuro provenienti dai risultati societari hanno contribuito a innervosire gli investitori, mentre i solidi dati economici diffusi ieri hanno aumentato le possibilità che la Federal Reserve continui ad alzare i tassi di interesse. In particolare, la stima del PIL USA del quarto trimestre ha mostrato una crescita superiore alle previsioni e il dato sull'inflazione PCE a dicembre ha rallentato il passo per il secondo mese consecutivo, scendendo su livelli più bassi dall'ottobre 2021. Sul Forex il cambio euro-dollaro arretra 1,085 e il dollaro yen viaggia poco sotto quota 130. In ribasso il greggio, con il Brent meno 0,5% a $87 e il WTI meno 0,7% a $84. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund risale a 184 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,08%. Tornando a Piazza Affari, in rialzo Saipem più 4,5%, Buzzi Unicem più 2,5%, Moncler più 2,4%, STM, Ferrari e Tenaris a più 2,3%, mentre le vendite hanno colpito in particolare Pirelli a meno 1,3%. Grazie e buon proseguimento di serata.